Nel 1934, un programma radiofonico pensato per i ragazzi raggiunse tutte le età, diventando un vero e proprio fenomeno collettivo. Stiamo parlando dei Quattro Moschettieri di Angelo Nizza e Riccardo Morbelli, un varietà basato sulla parodia dei più famosi Tre Moschettieri di Dumas. Due anni dopo, nel 1936, Quattro Moschettieri diventò il primo film interamente realizzato con le marionette diretto dal regista Carlo Campo in collaborazione con la compagnia italiana dei marionettisti Carlo Colla. Ed eccoci ai giorni nostri, dalla radio al cinema al teatro. La compagnia I Sacchi di Sabbia ha ereditato la storia di Dumas prima ed inizia Morbelli dopo e ha immaginato gli eroi in giro per le strade americane all'epoca di sparatorie, gangster e poop. Siamo negli anni 30 negli States e i quattro sembrano quasi rassegnati a porre fine alla loro vita. Ma mentre cercano di organizzare un'uscita di scena col botto, ritroveranno la voglia di vivere grazie al cinema. Di queste nuove simpatiche vicende, gli attori e autori della compagnia I Sacchi di Sabbia ne hanno fatto prima un radiodramma e poi un vero e proprio spettacolo teatrale. I Quattro Moschettieri in America, questo è il titolo dello spettacolo, è andato in scena martedì 5 settembre all'interno degli appuntamenti della ventunesima edizione del Festival Castel dei Mondi, conquistando tanto i ragazzi quanto gli adulti. Sulla scena, per raccontare le avventure degli eroi francesi in terra straniera, si avvicendano linguaggi differenti. Dal live painting al teatro, delle ombre, dalle influenze della commedia degli equivoci di Billy Wilder ai racconti in musica e in rima. Sullo sfondo una scenografia interattiva che è un happening grafico in divenire realizzato dal vivo dal pittore Guido Bartoli. Le fughe e gli eventi più concitati vengono raccontati e letti al pubblico attraverso i disegni sui grandi libri pop-up animati dalle attrici e narratrici Giulia Solano e Giulia Gallo. Con loro Giovanni Guerrieri, con Guido Bartoli e con le voci di Marco Azzurrini, Gabriele Carli, Paolo Castellano, Enzo Iliano, Carlo Ipata, Matteo Pizzanelli, Federico Polacci e Daniele Tarini. Interagiscono attori fatti all'occasione di ombre, di carte e di cartone. L'effetto è esilarante e didattico al tempo stesso. Tra Frizzi e Lazzi, gli attori dei sacchi di sabbia riescono a raccontare i personaggi di Dumas facendo della parodia un pretesto divertente per avvicinare il pubblico, soprattutto quello dei più giovani, a un classico della letteratura straniera.